utilizzato fare Pfizer al Policlinico Mater Domini, ci faccia capire quale vaccino è stato utilizzato, perché trasparenza. Nella pubblica amministrazione si fanno gli atti con trasparenza. Esatto. Ci faccia sapere dove sono somministrazione, stati... La somministrazione è prevista per categorie, la tipologia di, vaccino. Sì. Su questo quindi siamo dipendenti regionali, tutti. Il terzo piano, commissario, il terzo piano lavora come il quarto, il primo, il secondo, lavora allo stesso... Assolutamente no, perché come entra qui l'utente esterno va in tutti i dipartimenti, per cui lo stesso rischio che si corre in questo dipartimento si corrono anche in altri. Ma lei ha fatto un'ipotesi di rischio. Noi abbiamo avuto un collega che è deceduto per Covid praticamente sul posto di lavoro. Esatto. Ok? Sì. Un attimo. Poi lei ci ha detto che tanta gente giustamente è frequente il suo dipartimento. Bene, noi facciamo stipendi. Da noi è pure da noi male. Lo so, sono d'accordo, pienamente d'accordo con lei. Noi abbiamo a che fare con tutti i dipendenti perché facciamo stipendi. Deve essere chiuso col badge. Noi purtroppo facciamo stipendi, abbiamo a che fare con tutti i dipendenti. E anche lei, ce ne dà atto che anche i subcommissari che ancora sono passati da noi. Quindi da noi passa il mondo. Sì. Ma vengono e poi se ne vanno e non vengono più. Ma non come vengono? Vengono continuamente. Commissario, forse perché oggi non c'è un cambio di cambio continuo. Commissario, le spiego. Essendo io dipendente, dopo c'è un badge, noi passiamo che abbiamo il badge, quindi rischiamo ogni giorno per mandare avanti il territorio calabrese in tutti i dipartimenti e per tutti i settori. Quindi la sanità è vero che ha, come dire, un'eccellenza per andare avanti, ma le spiego, logisticamente noi siamo all'interno di un edificio, quindi chi viene da lei passa da me al primo, poi va al secondo, poi vai al terzo, quindi lo stesso rischio che voi vi fate, avete qui, noi ce l'abbiamo in tutti quanti gli altri settori e dipartimenti, quindi noi non siamo da meno per erogare stipendi, per erogare ambiente, per erogare territorio, lavori pubblici, tutto, personale, tutto quanto. Quindi noi siamo logisticamente proiettati nello stesso edificio e abbiamo gli stessi diritti che hanno i lavoratori, i nostri colleghi, che lei ha fatto benissimo a vaccinare, ma deve vaccinare anche noi. Ma commissario, anziché stare in smart, noi stiamo venendo a lavorare. Un attimo, anziché stare in smart, le nomine che io faccio per le strutture, io vengo qua a farle, non me ne sto in smart a casa. Quindi dovremmo essere vedete con le lacrime agli occhi. Siamo stati definiti come attività indifferibili e siamo bravi che siamo stati alla mano. Mandatemi gli elenchi di ogni dipartimento. Commissario, credo che questa richiesta lei la debba fare al dirigente, al direttore generale del personale, si faccia mandare, perché ufficialmente deve mandare il dipartimento. Perfetto. E gentilmente se può, anche il datore di lavoro, e gentilmente se può assumere un impegno, lo ripetiamo, anche adesso, per i prossimi giorni, che ci faccia vaccinare tutti. Benissimo.